Presidente, ieri ella nobilmente ha ignorato che c'erano 35 rinnegati alla Camera dei Deputati. Quando ho sentito parlare Bocchino, ho pensato che nella tomba si sarebbe rivoltato il mio amico Pinuccio Tatarella. E non poteva essere altrimenti. Ella, signor Presidente, pensava che fosse casuale quel rinnegamento. No, era necessario. Gli avevano impartito un ordine: non farci raggiungere i 306 voti fatidici. Quindi non era rinnegati casuali, erano rinnegati mandati, erano rinnegati che avevano un compito da svolgere. Signor Presidente, 35 parlamentari che non sarebbero mai stati eletti se non avesse fatto eleggere lei. Torneranno nell'ombra, come nell'ombra tornerà quella terza carica dello Stato che lei molto generosamente gli aveva affidato. Fonderà un partito, speriamo che abbia già ordinato l'equipa con le quali si presenteranno, perché di questo si tratta. Chi ha tradito una volta tradisce sempre. L'onorevole Fini può darsi pure che svolga una missione, ma è una missione tutta sua personale. Se la tenga, quando andremo a votare, perché andremo a votare, vedremo quanti voti prenderà il Transfuga Fini. Grazie.